continua a non convincere la Juventus di Massimiliano Allegri e lo 0-0 del Gavis Stadium ha ancora una volta accentuato le polemiche sul gioco bianconero. Una Juve senza idee e con pochissima qualità in campo. A Bergamo solo Chiesa ha provato ad accendere la luce. Troppo poco per una squadra che punta come minimo a entrare tra le prime quattro, come ammesso anche dallo stesso Allegri. I tifosi vogliono di più, sognano in grande perché credono che la Juve debba sempre competere per lo scudetto. Per farlo però serve qualità e a questa squadra manca talento a centrocampo. Talento e gol. Rabiot è un elemento pericoloso in area di rigore, ma non è un rifinitore. Fagioli e Miretti hanno qualità, ma sono ancora poco incisivi in zona gol. Locatelli resta un punto interrogativo e nell'ottica della produzione offensiva pesa tremendamente l'assenza di Pogba. La Juve ha costruito il suo centrocampo intorno all'idea di Pogba, perché il francese di fatto non gioca da quasi due anni. Una scelta molto, molto coraggiosa e che decisamente non sta pagando. Serve un elemento di qualità lì a centrocampo, e in questo inizio di stagione c'è un giocatore che ha colpito molto. A Monza ha brillato la stella di Andrea Colpani. Il centrocampista classe 1999 ha fatto un ulteriore step nel suo percorso di crescita. I tre gol realizzati in questo inizio di campionato testimoniano l'importanza di Colpani in quel di Monza, con diverse big che hanno messo nel mirino l'ex Atalanta e Trapani. Anche la Juventus ha deciso di monitorare la crescita di Colpani, inviando a Monza degli osservatori per vedere da vicino il centrocampista dei Brianzoli. Deve ancora lavorare tanto, parlo parecchio con lui e stiamo portando avanti un certo tipo di percorso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra. Queste le parole di Palladino che testimoniano la volontà di portare Colpani in una big. E per la Juventus l'ex Atalanta sarebbe un colpo perfetto. Punto. Il dirigente bianconero è già al lavoro in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. Individuato un possibile rinforzo, ma c'è bisogno del placet della Juventus. Dopo un avvio di stagione finora altalenante, la Juventus potrebbe rinforzarsi nella prossima finestra invernale di calciomercato, pur non dovendo affrontare competizioni europee nel corso di questa stagione a differenza di tutte le altre big del campionato di Serie A. E ora il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, è già al lavoro per individuare i possibili rinforzi da portare alla corte di Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione. Rinforzi soprattutto a centrocampo, dove la Juventus ha dovuto fare i conti con il caso Paul Pogba, sospeso dopo la positività all'antidoping. Una perdita importante per Massimiliano Allegri in un reparto che da tempo rappresenta uno dei punti carenti della squadra bianconera. Ecco perché Cristiano Giuntoli potrebbe intervenire proprio a centrocampo nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. Come anticipato dal giornalista Romeo Agresti ai microfoni di Juventibus, nel mirino della Juventus potrebbe finire Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese di origini francesi classe 95. Di proprietà del Tottenham, ha un contratto fino al 2025 con gli Spurs. In questa stagione è sceso in campo 7 volte, racimolando però appena 170 minuti tra Premier League ed EFL Cup. Occhio,
però, ai possibili dubbi della Juventus, in particolar modo in merito alle condizioni fisiche del centrocampista di origini transalpine, al Tottenham dal 2020 quando fu prelevato per circa 16 milioni di euro dal Southampton. In passato ha spesso avuto problemi alla caviglia e in questo inizio di stagione è stato impiegato col contagocce da Ange Postecoglou. Prima di un eventuale affondo durante la prossima sessione invernale di trasferimenti, la Juventus dovrà ottenere garanzie in merito alle condizioni fisiche di un giocatore che potrebbe comunque tornare utile alla causa bianconera.